buona giornata, bentrovati, puntata speciale di Dentro la città quest'oggi. Eliminiamo la politica per un giorno, per quanto ce ne sarebbe da dire, ma affrontiamo un altro argomento importante di attualità che tocca purtroppo le vite di tutti noi. Si riguarda le vittime della strada. Quante persone per incidenti fortuiti, casuali, da vittime o da colpevoli in qualche caso vengono sconvolte da queste che sono tragedie che riguardano poi alla fine famiglie, nuclei familiari e quant'altro. Parliamo di questo, voglio il vostro contributo come sempre in tanti, telefonate, il numero ora comparirà in sovraimpressione, con degli ospiti speciali per l'occasione. Ve li presento, Manuela Barbarossa, presidente dell'AIVIS, benvenuta, grazie di essere qui con noi. L'AIVIS è questa associazione, ve la faccio vedere, l'associazione italiana vittime e infortuni della strada, eccoli qua. Altrettanto dell'AIVIS, Gio Denti, responsabile della comunicazione, grazie di essere qua, molto noto ma si presenta da solo, grazie davvero. Vi presento anche il comandante della Polizia Locale di Monza e Brianza, che è Flavio Zanardo, per l'occasione in divisa, come sta? Grazie di essere qui. E l'avvocato Giuseppe Bellanca, che è vicepresidente dell'AIVIS e che ci darà la parte insomma più legale delle questioni, no? Grazie Bellanca anche a lei. Signori, allora io vi chiedo intanto, per introdurre un po' la faccenda, di fare una presentazione dell'AIVIS, così capiamo. Poi nello specifico affronteremo i molteplici argomenti che riguardano appunto gli incidenti su strada, le ragioni, le cause e quant'altro. Presidente. Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada, un'associazione onlus, una giovane associazione che opera gratuitamente su tutto il territorio nazionale e offre un'assistenza totalmente appunto gratuita, assistenza legale, assistenza peritale, assistenza morale alle vittime della strada e nei casi peggiori ai loro familiari. Certo. Sì, la sede centrale dell'associazione AIVIS è a Milano, ma come dicevo prima l'associazione opera su tutto il territorio nazionale. Certo. Noi, oltre a occuparci di assistenza e quindi di tutela delle vittime della strada, portiamo avanti anche azioni diciamo morali, tra virgolette, di prevenzione dell'incidentalità stradale, proposte di legge a favore ovviamente delle vittime della strada e contro i pirati della strada. Chiaro. Allora noi grazie alla brava Benedetta Palmieri abbiamo preparato questo servizio che riguarda dati nazionali, poi nello specifico vedremo come sono importanti le differenze tra i dati nazionali e magari una città, una provincia molto densa come quella di Monza Brianza o di Milano o la città di Milano. Il servizio di Benedetta Palmisano invece riguarda l'incidentalità su tutto il territorio, vediamo. Aumenta l'attenzione sulle strade italiane, ma sono ancora troppe le vittime della strada. Nonostante l'incremento graduale del numero dei veicoli, da 40 milioni nel 2000 a 50 milioni nel 2010, scende però la percentuale degli incidenti stradali. Nel 2010 i sinistri con lesioni a persone sono stati 207.000 e hanno causato quasi 4.000 morti e 300.000 feriti, con lesioni di diversa gravità. Nel 2011 si è calcolato un calo rispettivamente del 2,7% degli incidenti, meno 3,5% per quanto riguarda i decessi e scende a 5,3% il numero dei feriti. Gli incidenti più gravi si sono verificati su strade extraurbane con 37.600 incidenti nel corso del 2011 e una media di 4,7 decessi ogni 100 incidenti. Sulle strade urbane invece si è calcolato poco più di un morto e poco più di 3 su 100 i deceduti sulle autostrade. Un bilancio, pur nella gravità, abbastanza positivo, che vede nel 2011 una diminuzione del 45,6% del numero dei morti, cifra che non raggiunge però l'obiettivo fissato dall'Unione Europea di arrivare al 50% entro il 2010. Le statistiche non mentono e confermano che i giorni a vedere il maggior numero di vittime sono quelli del fine settimana, tra le ore 21 e le 7 del mattino, con picco massimo alla domenica notte. In 7 casi su 10, ovvero il 70% circa, sono i conducenti dei veicoli le vittime più a rischio, seguite da passeggeri e pedoni. Le categorie più coinvolte sono al 66% autovetture, seguite da motocicli e biciclette. Non positiva la fascia d'età rilevata, che vede come protagonisti i giovani dai 20 ai 39 anni, special modo la fascia dai 20 ai 25. Ultimo dato, un aumento del 7,2% dei ciclisti, visibili specialmente a Milano, dove la quantità delle piste ciclabili non è ancora sufficiente e sono poche le protezioni per coloro che scelgono di viaggiare su due ruote.
Ecco, poi arriviamo alle utenze deboli, no? Complimenti. Sono queste. Poi naturalmente il comandante Flavio Zanello entrerà nel merito di questo filmato che sicuramente è importantissimo. Io paragono la cosiddetta febbre del sabato sera a un bellissimo film di fantascienza interpretato da Steve McQueen negli anni 50, Blob fluido mortale, che Enrico Ghezzi in Rai 3 usa come contenitore. In effetti questo blob è una sorta di nebbia, chiamiamola così, o materia gommosa che si allarga giorno dopo giorno facendo delle vittime. Silenziosamente. Sì, come abbiamo detto. Io prima di tutto voglio ringraziarti o ringraziarla per l'ospitalità e anche la sua collega Adriana. Ci mancherebbe, Santa abbiamo Croce. Fatto questa puntata speciale proprio perché il tema non è abbastanza esatto, trattato. Io il 17 ottobre del 2010 alla notte ricevo una telefonata da parte della mamma di mio figlio, che siamo in ottimi rapporti appunto per questa solidale situazione. Corre all'ospedale di Niguarda perché Max è stato investito. Era la Milano Meda, stavano spingendo questa macchina, è arrivata una macchina grossa cilindrata ad alta velocità, ha travolto questi due ragazzi che stavano spingendo la macchina per metterla sulla corsia perché ha avuto un guasto di sicurezza. L'amico di Max è morto sul colpo, mio figlio ha avuto un gravissimo intervento alla testa devastante e l'amputazione della gamba. Fortunatamente, forte e coraggioso, con l'aiuto della sua mamma e dei suoi amici, sta uscendo da questa situazione, un percorso molto lento. Noi facciamo vedere quella fotografia. Facciamola tu vedere, hai portato perché, questa fotografia. Sì, facciamola vedere, soprattutto per i suoi amici. Max, figlio, eccolo qua. Ora io dico, ricevo una telefonata di notte e vedere il proprio ragazzo in queste condizioni, non sei più uno spettatore, diventi parte di questa enorme nebbia. E allora comincio a domandarti, ma per quale motivo non si impedisce o non si fa conoscere quanto è pericoloso guidare con l'uso della droga o sotto l'effetto della minaccia alcolica? Facciamo qualche cosa. Chiedo, e lo chiedo per anche, finire la storia, sì. A Joe, cosa è accaduto poi alla persona che ha investito, ovviamente in modo colposo? Noi non l'abbiamo più sentita, non si è fatta mai sentire, il sabato dopo ero nuovamente a ballare, una persona che ha avuto il cosiddetto omicidio colposo, che io, e poi sentirò il comandante e anche l'avvocato Bellanca, per me l'omicidio colposo è una punizione assurda. È come se un alunno di un liceo prendesse una nota del proprio professore sul diario. Era sotto effetto di sostanze o di alcol? Lei sa che ci sono 4 milioni di mezzi in Italia che circolano senza assicurazione? E l'AIVIS difende anche queste persone che vengono investite senza assicurazione. Poi vedremo per quale maniera. Ecco perché io voglio, e non desidero, voglio portare avanti una battaglia con tutti i papà, le mamme, dei ragazzi che hanno avuto questo gravissimo danno, per arrivare a spiegare o se no a combattere questo fenomeno della pirateria. Chiedo l'aiuto dell'avvocato. Com'è la situazione adesso per quanto riguarda le leggi? Ovvero, noi ricordiamo bene questa proposta qua. Sì. Cioè quando nel 2011, dopo una serie infinita di omicidi stradali, così venivano chiamati, si voleva introdurre questo reato di omicidio stradale, ovvero di persone che fosse esso il rom, perché ricordiamo quegli episodi lì, piuttosto che l'immigrato in quantità maggiori, ma non solo, perché gli italiani fanno la loro brutta parte, investivano qualcuno in maniera appunto così rocambolesca, da pirati della strada, magari poi fuggendo, uccidevano delle persone, si voleva introdurre quel reato per rendere ovviamente più, come dire, consapevoli i cittadini di questi rischi. Non è poi stato introdotto questo reato. Oggi cosa succede? Una persona gli capita questo. Allora, purtroppo oggi come oggi siamo ancora fermi all'omicidio colposo. Cos'è l'omicidio colposo? È l'omicidio causato da negligenza, imprudenza e imperizia. Non si può e non si deve parlare di negligenza, imprudenza e imperizia nel momento in cui una persona si mette alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o sotto l'effetto di alcol. È necessario, come abbiamo proposto come associazione in un disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati non più tardi appunto di 6 mesi fa, reiterando vecchi disegni di legge già presentati
deputati, alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, per far cosa? Per fare in modo che, uno, vengano inasprite le pene per coloro che si macchiano di questi reati. L'incidente può capitare a chiunque, tutti coloro che si mettono alla guida purtroppo sono potenzialmente appunto delle persone che possono causare un incidente. Non si deve punire in maniera totale tutti, perché la distrazione, l'errore può capitare a chiunque, ma coloro che si mettono alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o sotto l'effetto di droghe devono necessariamente essere puniti. Per questo noi chiediamo non solo un inasprimento di quelle che sono le pene, ma soprattutto fare in modo che coloro che si macchiano di questi reati non possano beneficiare del cosiddetto patteggiamento. Come diceva prima Gio Denti, appunto, che è un carissimo socio dell'associazione, è un carissimo amico, le persone che si macchiano di omicidio colposo con il patteggiamento, perché sono incensurati, non passano e non subiscono neanche un giorno di pena detentiva. Vuol dire una nota sul diario, come diceva precedentemente Gio Denti. Noi dobbiamo evitare questo perché, riprendendo le parole della nostra Presidente, la pena è terapeutica non solo per coloro che commettono questo reato, ma anche per le famiglie che subiscono questo reato. Perché non è solo per l'accusato in quel caso, ma anche per fare un pochino di giustizia, si direbbe. Assolutamente. Cioè, tradotto, se una persona totalmente ubriaca o sotto l'uso di sostanze investe e uccide un inconsapevole pedone ciclista o automobilista, in questo momento col patteggiamento si regredisce a questa situazione. Esatto, non subisce neanche un giorno di pena detentiva. Vuol dire che trascorsi 5 anni dal momento del processo e dal fatto, esce tranquillamente, non subisce nulla. La prima delle, mi auguro, molte telefonate, per quanto appunto oggi l'argomento sia speciale, diverso dal nostro solito. Pronto, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno a lei, sono Emilia da Trezzano. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti. Buongiorno. Grazie per questa trasmissione, così ci possiamo, come dire, dire anche la nostra. Sì, dica Emilia. Noi cittadini. Io la cosa che dico è questa qua. La prima regola di una persona che va a farsi la patente dovrebbe essere quella che la patente è una cosa per la vita. E invece, purtroppo, per voi per guadagni, voi per tante cose, la patente la si dà molto leggera, anche se è aumentata di prezzo, ma come studio lasciamo perdere. Sono d'accordo con lei. Per quanto riguarda le nostre forze armate, dovrebbero, quando fermano queste persone un po' così, dovrebbero essere molto rigidi, molto seri e molto fermi. E poi c'è anche un'altra cosa da dire, l'età sia all'inizio che alla fine della nostra vita, l'età conta molto, perché c'è stata una polemica alla televisione con quella studiosa Margherita, non so come si chiama, che ha voluto a tutti i costi, perché l'hanno avere la patente, me la ricordo, Margherita. Ora la dico, non si guarda se tu sei presidente, se tu sei questo, se tu sei quello. Allora, il riferimento dovrebbero essere molto severo. Il riferimento è corretto, vero? Grazie, è grazie a lei signora, vero è che sono i giovani purtroppo più spesso coinvolti in questo fatto. Adesso coinvolgo il comandante, ma prima Presidente, vedevo che annuiva sentitamente quando si parlava della patente un po' regalata. Abbiamo fatto la patente e tutti sappiamo che funziona così. Perché deve funzionare così? Prego. Deve funzionare così perché non c'è probabilmente coscienza che i mezzi di trasporto, come molte persone oramai dicono, ed è vero che è così, sono una specie di Colt messa sul nostro tavolino. Oggi il mezzo di trasporto, la macchina, la moto, il camion, è una responsabilità guidarla, soprattutto all'interno delle città, dove avvengono purtroppo la maggior parte degli incidenti. Quindi c'è una certa superficialità nel dare le patenti, perché evidentemente c'è anche un certo interesse del mercato probabilmente a distribuire patenti e a vendere macchine, però non c'è un'attenzione particolare. Io dico sempre, il mondo cambia,
la gente cambia, l'epoca moderna ha bisogno oggi di maggiori controlli e di una maggiore interiorizzazione delle regole e della legge. Sono d'accordo. Sì. Chi non è a conoscenza o personale o per sentito dire dell'istruttore che ti fa il gesto giusto al momento giusto, così passiamo l'esame all'italiana. Il responsabile, l'istruttore e chi gli ha dato mandato di esserlo istruttore. Ora coinvolgo il comandante, ma prima la pubblicità, poi di nuovo voi in linea, tra poco. Comandante, quali sono a vostro avviso, parliamo un po' di tecnicismi a questo punto, abbiamo citato tante persone che si mettono alla guida irresponsabilmente, bevuti, fumati, drogati, quello che è, abbiamo citato le patenti date con leggerezza, potremmo citare cellulari e quant'altro e ce n'è una quantità, lei dove avvisa il maggior pericolo per la guida? Ma intanto risponderei alla signora, diciamo che ha detto di essere molto rigidi per chi fa il mio mestiere, per chi sta in mezzo alla strada cercando di applicare le norme. Appunto, non si possono inventare al momento, quindi più di quello che ci sta scritto nella legge sostanzialmente non si può fare. Per cui fermando una persona che guida sotto l'effetto di stupefacenti o guida in stato di ebbrezza non si può fare null'altro che applicare la norma. Anche purtroppo, perché poi l'ultima parola passa all'avvocato da all'avvocato. Questa parte, non a lei. Quindi non, devo dire che purtroppo le norme che riguardano la guida in stato di ebbrezza e la guida sotto l'effetto degli stupefacenti sono, quindi articolo 186 e 187 del codice della strada, sono due articoli che sono stati più di molte altre normative innovate. Vengono cambiate ciclicamente, ogni governo diciamo, ha come propone il cambiamento, ma in realtà non si arriva mai a prendere la decisione, forse l'unica che potrebbe forse incidere sull'argomento, e cioè la possibilità di arrestare chi si pone alla guida in stato di ebbrezza sotto l'effetto di stupefacenti. Oggi è considerata una contravvenzione di carattere penale, per cui in realtà chi guida con un basso livello di alcol subisce sostanzialmente la sola multa. Ci sono tre livelli, dal secondo livello in poi certo c'è un procedimento penale, ma che non porta all'arresto della persona e non porta immediatamente all'arresto. Di fatto quindi noi compiliamo carte, certo se ha la macchina gliela sequestriamo, non può immediatamente continuare a guidare, e ci mancherebbe, dopo che l'abbiamo sorpreso alla guida sotto l'effetto di stupefacenti, però diciamo che vi è poca valenza punitiva nel fatto che non gli dico si stringe la mano e lo si lascia andare, però certo inizia un procedimento penale, forse perde la patente, ma ce l'ha, se ce l'ha, molto spesso sono anche cittadini stranieri privi di patente, per cui si inizia il procedimento che ha poche unghie, graffia poco. Questo, poi arriviamo ai tecnicismi delle pericolosità alla guida, però questo dell'omicidio stradale, insomma, venne citato, annunciato, eccetera, poi venne messo da parte e non se ne fece più niente. Peraltro, molti degli elementi che l'AIVIS ha proposto in Parlamento sono stati recepiti dal parte del nostro governo nel disegno di legge che avrebbe dovuto inasprire le pene e evitare, come diceva precedentemente il comandante, cosa? Che le persone che si macchiano di questi reati, vale a dire l'omicidio a seguito di un incidente stradale causato dalla guida sotto l'effetto di sostanza stupefacente o alcol, avessero la piena e completa libertà. Dunque disporre anche l'arresto in questi casi, inasprendo le pene e soprattutto vietando il patteggiamento. E invece, non è stato portato avanti. Questo non ci ostacolerà, noi andremo avanti come associazione, perché noi vogliamo che le persone che si sono macchiate di questi tipi di reati subiscano naturalmente una pena. Come diceva anche la nostra Presidente, ma riprendendo anche le parole di Giodenti, spesso e volentieri non è tanto la volontà, non è l'effetto punitivo e da forcaioli che l'AIVIS vuole portare avanti. Noi vogliamo fare in modo che queste persone comprendano, capiscano, anche con attività di utilità sociale. Costringere queste persone, ad esempio, per 2 anni ad aiutare le persone all'interno degli ospedali, soccorrendo, aiutando, soccorrendo le persone che sono vittime di incidenti, è educativo per loro, perché capiscono il danno non solo per la persona che eventualmente arriva. Nulla di tutto questo è stato messo sul tavolo. L'occupazione sociale in un ospedale a pulire i pavimenti, non dico fare l'infermiere o il fisioterapista, perché non avrebbero le capacità, sarebbe forse la pena
più sincera, più adeguata, dura per queste persone che, come ha detto giustamente Manuela Barbarossa, la Presidente, questi veramente hanno una colpa. Poi volevo rispondere al nostro comandante Zanardo. In 500 anni noi abbiamo inventato il Rinascimento, Leonardo da Vinci, Raffaello, Michelangelo, qualche cosa di sublime che ha dato la cultura in tutto il mondo. In 500 anni la Svizzera ha inventato l'orologio cucù. Però oggi, se lei va in Svizzera e lei in divisa come comandante o suo soldato, tra virgolette, ferma un camionista o un automobilista ubriaco, lei lo arresta. Certo, leggi di altri paesi, l'America, la Svizzera. Ma la Svizzera non è molto lontana. No, la Svizzera 40 chilometri siamo a Chiasso. La Svizzera è rigidissima, ma come altri paesi europei, anche della Scandinavia, la Svezia, eccetera, prevedono assolutamente l'arresto immediato, quindi si passa la notte in carcere, la notte immediato in cui io ti ho preso sotto e la guida di acqua. Perché lo si fa in Italia? In Italia è molto innanzitutto diluito, quindi succede anni dopo che si arrivi, diciamo, a pagare il conto. E poi è sempre un conto che è fatto, sì, di soldi o di altre, diciamo, pene, quindi magari decurtazione dei punti della patente, sospensione della patente. Però manca l'immediatezza e l'efficacia. Allora, e la Svizzera è un paese civile, esatto, i paesi, Stefano, che abbiamo citato sono senz'altro civili. Io sono un utente televisivo, soprattutto la notte. Inizio la mia notte guardando, non tanto perché la trasmissione non mi interessa, visto gli ospiti che ci sono, ma Porta a Porta con Vespa. Sì. Abbiamo parlato del caso della... questo che ha ucciso la figlia, non mi ricordo neanche più come si chiama. Abbiamo fatto il romanzo. Ecco, esatto. 20 puntate. Poi vado a vedere chi l'ha visto. Centinaia di puntate, mai una volta. E la TV locale, Telenova, Telelombardia, Sette Gold, sono veramente testimonianza che state lavorando bene. Mai una puntata di carattere nazionale che si occupi di questo problema che è gravissimo. Aggiungo a quanto gravissimo sta dicendo... Per quanto, forse la Rai 3 ci darà spazio. Da come è sentito il problema, che quando venne paventata l'idea dell'omicidio stradale, eccolo qua, l'84% delle persone si disse favorevole. Certo. Cioè i cittadini italiani per l'84-85, a parte un 15 che magari si era distratto, erano tutti favorevoli a dire sì, bene, fatelo, è importante, che anche perché si tutela tutti. E nonostante questa sensibilità della gente, andò al dimenticatoio. 300.000 vittime in un anno non sono 300.000, diventano automaticamente 600.000, 900.000 perché c'è un papà o una mamma, un fratello o una sorella. Diventano 1.200.000 perché c'è lo zio e gli zii, la nonna no. Diventano ancora di più, che questo Natale sotto l'albero ci sarà un pacchetto che sarà consegnato solo simbolicamente alla persona che non c'è più, o se no si potrà strappare un sorriso alla persona che è sulla sedia a rotelle. Questo è una cosa che nessuno può permettere. Rispondo al telefono, pronto? Sì, pronto. Chi parla, buongiorno? Sì, Marco da Milano. Benvenuto. C'è una cosa che forse non è stata evidenziata in modo opportuno, no? Cioè... il ragazzino che viene scoperto che guida in stato di ebbrezza, fra virgolette, che ha preso una birra in più, in pratica viene sequestrata la macchina, viene iscritto nel casellario giudiziario, gli si fa il giudizio penale. Se hai i soldi per pagare una multa, tutto sparisce con qualche migliaio di euro e non resta nessuna traccia. Quindi il povero disgraziato... È così, processo. Ragione, e poi mi dicono un'altra cosa, noi abbiamo visto certi personaggi famosi che hanno guidato ripetutamente senza patente. Bravo. Non lo metto al passato perché che non hanno fatto oggi un giorno di niente, basta pagare. Ha ragione. L'importante è pagare e basta. Il simbolo, il volto, in questo caso riferiva a un ben noto fotografo, che diventa, si fa promotore della presa in giro delle istituzioni. Pronto, chi c'è in linea? Pronto, altra Pronto? Telefonata. Tocca a lei, buongiorno. Buongiorno, sono Prima. Maria Ielpo. Maria, dica. Buongiorno, io saluto tutti, conosco perfettamente di persona anche il presidente e il vicepresidente dell'associazione, sì, e volevo solo ringraziare per il lavoro che loro svolgono, sì, perché malgrado tutto, con tutto quello che succede, oltre ad incontrare le leggi che non sono a favore, come si suol dire,
di chi è vittima di infortuni sulla strada o anche sul lavoro, come è successo a me, incontri persone e avvocati piuttosto che abbastanza non disposti a seguire le regole giuste. Loro, AIDIS, ha aiutato veramente noi dopo 17 anni ad avere giustizia, e questo è un... Che cosa, cos'era l'episodio, signora? Era un infortunio sul lavoro, quello di mio fratello. Va bene. E tutta la famiglia ne ha risentito, oltre ad avere l'assistenza così legale, completamente corretta, cosa che non avevamo riscontrato, abbiamo avuto anche un supporto psicologico a livello di famiglia, di madre, di sorelle, di fratelli, non indifferente da loro, perciò Grazie. È una grande associazione, volevo solo ringraziarla. Grazie a lei della telefonata. L'aiuto viene per quali ragioni? Perché le persone si rivolgono a voi? Perché c'è questo senso di, come dire, di essere persi una volta che avviene un incidente e uno non sa cosa fare? Ma perché io sono presidente dell'associazione, ma svolgo l'attività di psicoanalista, per cui sono venuta in contatto con persone vittime della strada prima ancora di dar vita all'associazione vittime della strada come psicoanalista. Le persone, le famiglie, i genitori, i fratelli, i fidanzati, i mariti e le mogli che subiscono un incidente stradale all'interno del proprio nucleo familiare sono in una situazione di gravissimo trauma. Sono in una situazione di gravissimo trauma perché la morte o la disabilità o l'incidente grave viene considerato sul discorso psicoanalitico come un trauma patologico, perché esiste anche un trauma patologico, una situazione patologica. L'incidente stradale è inaccettabile perché è un fulmine che colpisce a ciel sereno una vita un secondo prima tranquilla, serena. Non si sta parlando di malattia, non si sta parlando... Tempo cuscinetto, non c'è, per assorbire, ma non c'è neanche un'accettazione psichica che qualcuno possa ledere il corpo e la vita di qualcun altro per una banalità simile, perché magari va a 200 all'ora in città o perché si mette alla guida appunto ubriaco. È inaccettabile, no? Da un punto di vista psichico. Si parla appunto di trauma patologico. Le persone sono traumatizzate, vengono immerse in un universo ovviamente confusionale, per cui è importantissimo trovare in quel momento un riferimento, certo. E l'associazione nasce per poi questo. Poi una volta che passato il trauma iniziale, giustamente, appunto dicevamo, no? Il certo. Senso di giustizia, cioè che la persona intanto non possa far danno a qualcun altro, potrebbe già essere qualcosa, invece questo certo. Non avviene. Ora voglio con voi, tra poco dopo la pubblicità, riflettere sulle cause, perché alle volte ci sono quelle, non so, quel semaforo dove avviene sempre l'incidente, sì. O quella zona che lì si sa che è pericoloso, e qui c'è una responsabilità, qualcuno ha dei meriti o dei demeriti qualora non riesca a risolvere la questione. Tra poco. Rispondo al telefono, poi vado dal comandante. Pronto, chi c'è in linea? Pronto? Tocca a lei, ci senta per telefono gentilmente. Pronto? Abbassi la TV, prego. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, per l'appunto. Buongiorno. Ci parla per telefono, cordiale telespettatore, abbassi la televisione, se no ci sentiamo noi a parlare. Dai, dica. Tocca a lei. Non parla, andato. Comandante, il semaforo pericoloso, l'incrocio che si sa che lì c'è sempre l'incidente. Alle volte la colpa è dell'automobilista, ma alle volte ci sono quei titoli, no? I platani killer, che non sono killer i platani stanno fermi, però ci sono delle pericolosità. Beh, di sicuro è una scienza, cioè costruire la strada in maniera tale e dotarla di tutto quello che necessita per fare di ridurre al minimo la pericolosità intrinseca, è ovvio che è una scienza che viene studiata, viene insegnata. Chi fa corsi come me, insomma, che lo fa di mestiere, deve imparare anche questo, no? Così come il traffico ha tutta una sua logica. Quindi è ovvio che ha una sua importanza fortissima. Fare delle strade sicure,
Vediamo oggi come sono cambiate le nostre città, il nostro modo di viaggiare, di andare in giro, no? La costruzione delle rotonde, che hanno cercato ad esempio di limitare gli angoli di conflitto, si chiamano, no? Quindi c'è proprio il fatto che se io mi scontro una macchina dritto per dritto gli faccio più male che non faccio più male, ed è anche più possibile. Si è verificato nel tempo che i semafori non sono così sicuri da un punto di vista viabilistico, perché appunto sono in generale ortogonali, cioè lo ortogonali. Schianto è troppo. La rotonda già di per sé, per come è fatta, consente, oltre a una migliore fluidità, anche una minore una pericolosità. Certo. È più pericolosa la rotonda, ad esempio, per le categorie deboli. Se voi chiedete a un ciclista di fare una rotonda, vi dice è la cosa che odia di più, perché fa fatica a farla. Se deve svoltare, soprattutto facendone a metà, insomma. Poi l'automobilista guarda le auto e non vede il ciclista. Ecco, per le categorie deboli, pedone, non è così proprio la soluzione dei problemi. Però è ovvio che ci sono tante innovazioni che possono diciamo, migliorare questo aspetto. È vero anche che ci sono delle statistiche, i grandi comuni lo fanno. Milano ha tutta una serie di studi che sono stati anche presentati durante un convegno che è stato fatto recentemente a Elivis a Palazzo Marino. C'è uno studio su quali sono i punti più critici e si cerca poi di capire come fare a intervenire e cosa modificare. Sì. Così come alcune forze di polizia, ad esempio anche la Polizia Locale di Milano ha creato un nucleo che proprio tratta l'insinistro come se fosse un crimine e quindi fa investigazioni scientifiche. Perché propedeutico a migliorare la strada. A capire, a migliorare la strada, i cartelli, perché a volte purtroppo basta una scarsa manutenzione, come diceva prima, dei platani o di un albero, certo, che offusca un cartello stradale e lo stop non lo vedi più. E sappiamo anche che per il codice della strada che conta è il cartello quello verticale, sono sempre prima dei segnali orizzontali. Quindi è un fatto importantissimo. Avvocato. Dobbiamo ricordare che il 75% degli incidenti gravi o mortali in generale avviene nelle città. Dunque sì, è qui che dobbiamo intervenire, e riprendendo le parole della nostra Presidente, la dottoressa Barbarossa, durante il convegno nazionale fatto appunto a Palazzo Marino il 10 di novembre, gli utenti deboli sono i soggetti che dobbiamo tutelare. Nella città ci sono tantissime persone, chi va in bici, chi va in moto, i pedoni, eccetera. Dobbiamo necessariamente intervenire comunque per gli utenti deboli. In che modo? Sicuramente ridisegnando le nostre città, sicuramente aumentando i controlli e dunque dotando le forze dell'ordine di maggiori strumenti. Se consideriamo che in Italia vengono fatte un controllo su quattro rispetto alla Francia, vuol dire che io ho un quarto di possibilità di essere fermato per un controllo alcol test o sull'assunzione di sostanze stupefacenti, e questo è un elemento negativo. Dobbiamo intervenire dotando le forze dell'ordine di maggiori strumenti, intervenire dal punto di vista legislativo e intervenire anche, mi permetto di dire, nel costituire un punto di riferimento. L'AIVIS è un punto di riferimento per le persone, certo, che sono vittime di incidenti, certo, stradali. Ecco, io proprio sulle utenze deboli, il nostro secondo titolo, ho letto un po' i dati della provincia di Milano, che si fa fatica a capire dove finisca la città, dove inizia la provincia, no? Quindi una zona molto densa, dove si scopre che sono i 2/3 degli incidenti con vittime, per l'appunto, vittime poi mortali, ok? Comunque importanti questi sinistri. E sono gli utenze deboli, cioè ciclisti e pedoni, questi, certo, qui. Il racconto di Giudenti ci ha raccontato questo, un momento in cui c'è una necessità di scendere dall'auto. Per evitare un danno superiore. Ecco che diventa utenza però deboli. Però io sono pienamente d'accordo con il comandante Zanardo, con l'avvocato Bellanca, con la dottoressa Barbarossa, però è giusto curare il semaforo, il cartello, la striscia pedonale, eccetera, eccetera. Però bisogna insegnare, ed è l'obiettivo, uno degli obiettivi prossimi della nostra associazione, insegnare ai ragazzi che non bisogna guidare in stato di ebbrezza. Ecco perché noi faremo una campagna anche nelle scuole, certo, grazie ad alcuni amici che ci hanno fatto conoscere dei presidi. Sì. Siamo a questo, sì, punto, sì, perché lei non sa, signor Fumagalli, com'è difficile prendere contatti con un'istituzione scolastica e dire possiamo organizzare un incontro anche con le forze dell'ordine o della polizia municipale, che la divisa sempre il loro fascino nei confronti, certo, dei ragazzi, certo, per insegnare che se uno, scusate se lo dico apertamente, mamma e papà, ma l'ho fatto anch'io quando ero un figlio dei fiori, se uno si fa uno spinello o beve una birra in più, che stia a casa e che non guidi.
Nessuno glielo vieta, trasgredire in maniera eccessiva. Sì. Ogni tanto si può fare qualche piccola debolezza che può esistere anche nella nostra mente, ma stai a casa, stai insieme alla tua fidanzata, stai insieme al tuo amico, non ti metti su quella maledetta macchina che puoi investire. O perché ti metti una cosa importante. Sedile dietro e lasci guidare quello che investi. Una cosa importante è che la nostra associazione difende economicamente, questo è importantissimo, anche coloro che sono stati investiti, uccisi o infortunati dai cosiddetti pirati della strada che spariscono come avvocato. Esatto. Vero, vero. Allora, quando la persona viene, subisce un incidente stradale con persone che sono scappate oppure sono prive di copertura assicurativa, interviene il fondo di garanzia vittime della strada. Per farla breve, sono necessarie tutta una serie di condizioni, di regole, dove il mancato rispetto anche di una delle condizioni e delle regole comporta la prescrizione e la decadenza del diritto al risarcimento, dunque doppio danno per la famiglia. Ricordo molto velocemente: uno, deve essere presentata una denuncia o querela entro 90 giorni, due, deve essere indicato un testimone che possa confermare la dinamica dell'incidente o la telecamera. Ricordiamo però che dopo 48 ore le telecamere registrano sopra e si cancella tutto. Dunque è necessario e fondamentale avere un testimone che possa confermare la dinamica dell'incidente. Non esitate, mi permetto di rubare due secondi alla trasmissione, dicendo: non esitate a contattare l'associazione allo 0289123100 per un'assistenza che è completamente gratuita, ma mi permetto di dire soprattutto altamente professionale. Spesso e volentieri noi ci siamo trovati di fronte, saluto prima la signora Ielpo appunto che ci ha telefonato prima, di persone che si affidano a colleghi, agenzie, eccetera, eccetera, che sono privi di conoscenze minime e spesso e volentieri pregiudicano il diritto al risarcimento. Ha detto bene però questo fatto importante, cioè la rapidità nel fare la denuncia, qualora si tratti di un pirata che se n'è andato ed è scappato e non si costituirà mai, di conseguenza l'importanza di agire subito fa bloccare per esempio il discorso delle telecamere, perché è vero che si cancellano dopo poco, dopo delle banche, questo è assurdo. Delle banche, e se sono ad esempio messe da privati, sì, ci sono tutte una serie di norme, di tutele, ad esempio le telecamere delle banche, che a volte sono comode, perché noi ci è capitato il caso di un sinistro stradale in cui era morto un pensionato travolto da un furgone. Il furgone aveva perso uno specchietto. Dalle nostre accertamenti, indagini, siamo risaliti che era un furgone Ford bianco, eccetera, eccetera, e poi siamo andati a ritroso a vedere se nelle telecamere lo vedevamo c'era passare all'uscita del paese. Il problema è che a volte le telecamere hanno riscritto, perché c'è la legge sulla privacy che è obbligato, insomma, sostanzialmente obbliga tutta una serie di scadenze, per cui se sono telecamere... Bisogna agire subito. Ecco perché, io convenzialmente glielo dico, ogni tanto vado davanti a queste telecamere e faccio una performance un po' d'attore. Se dopo 48 ore si cancellano. Confermo che si cancellano. Rispondo al telefono, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, guardi, per fortuna di tanto in tanto si vede una trasmissione che parla di civiltà in un paese da quarto mondo. Bene. Sa perché? Perché l'Italia, avete sentito, è retrocesso ancora, perché siamo un popolo di civili. Sì. Siamo fortunati. In questo paese, noi pedoni, io ho 65 anni, e credetemi, togliete le strisce pedonali, non servono a nessuno. Perché d'accordo. Il 98% degli automobilisti, perché sono degli incivili come questo paese, non gliene frega niente. Ma la tragedia del comune dove vivo io, dice il signore dei vigili, non gliene frega niente quando io sono lì da mezz'ora che non riesco a passare e passano le macchine, e loro sono lì tranquilli a guardarsi lo spettacolo. Per cui una cosa, i vigili urbani, dei vigili io non ho nessuna stima, perché sono quelli che rovinano il traffico, compreso le amministrazioni comunali. Vi dico una cosa, ma vi sembra possibile che io cittadino che viaggio a piedi, no, io vivo in un comune, vi dico il comune, a Bollate. Bollate, sì. A Bollate. Io non posso attraversare le strisce pedonali prima di 3 minuti. Allora, sì, perché non si fermano, abbiamo capito. Mi viene in mente un film di Woody Allen che è rimasto sul marciapiede dalla parte per tutta la vita. Però io non sono... Che non riuscivo a passare di là. C'è un Fumagalli, io condivido la teoria di questo nostro telespettatore. Le strisce pedonali a volte anche sono scivolose e si va a gambe all'aria. Perché quel bianco è... Però non condivido che i nostri vigili urbani siano inefficienti, perché io le
ormai le conosco da vicino. E guardi che solo il fatto che alle 4:15 di una notte qualsiasi devono chiamare a casa e fanno il possibile, probabilmente non hanno i mezzi. Non è un bel mestiere, sono d'accordo. Presidente, il signore parla di strisce pedonali, in generale di civiltà. Quanto fa arrabbiare, metto una nota personale, quando hai davanti l'auto della scuola guida che diligentemente rallenta le strisce pedonali? Certo. E basta, poi se non è l'auto della scuola guida tutti gli altri passano a 300. Allora l'esempio delle strisce ma vale per tutto il resto, prego. Fa arrabbiare questo e fa arrabbiare anche quando una persona in una città, in una via piccolina va a 30 all'ora e dietro gli altri tutti strombazzano perché secondo loro gli stai ostacolando. Siamo in un momento storico in cui l'altro ci è sempre e solo di ostacolo. Dobbiamo E dove dovranno andare tutti? Appunto, dove dobbiamo andare? Visto che, come diceva giustamente il telespettatore che ha chiamato, alla fine siamo tutti pedoni, perché siamo tutti pedoni, siamo all'interno di una situazione in cui non vi è l'interiorizzazione che esiste anche l'altro e che l'altro, voglio dire, ha bisogno del suo spazio. Non c'è la cultura delle strisce pedonali e sono d'accordissimo, io ho scritto anche sul sito un articolo perché c'è arrivata anche da parte delle persone, ci sono arrivate delle lamentele. Le strisce pedonali sono pericolose da una parte perché gli automobilisti non si fermano, io sono anche un automobilista, dall'altra parte perché i pedoni, e lo facciamo tutti per autoaffermare il proprio diritto di passare, talvolta cercano di buttarsi, no? Cioè una lotta, disperati, è un conflitto, cercano, disperati. Sì, diventa una lotta, diventa chissà chi vince poi, nessuno, esatto, pronto, chi c'è in linea? Io le ho telefonato. Pronto? Pronto, tocca a lei, dica. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, senta, io devo parlare contro i ciclisti. Contro i ciclisti? È possibile che questi viaggiano contromano, sul marciapiede? È vero. Se dopo capitasse una macchina di andare contro un ciclista, lo sa cosa mi ha detto una vigile? Sì, ma lei ha l'assicurazione? No, col cavolo, io l'assicurazione non la pago, perché questi ciclisti devono imparare a viaggiare nelle corsie. Cioè, non ho capito, lei ha detto io l'assicurazione non la pago? No, io non la pago, io la pago, ma però non prendo la colpa per pagare a loro la mi sembra un discorso un po' surreale il suo, cioè se uno ha torto o ragione si stabilirà in caso incidente, che vuol dire? Sono d'accordo con lei però nel dire che il ciclista non è ancora meno imparato dell'automobilista, no? Che dicevamo prima. Allora, breve interruzione, poi torniamo in diretta ancora con la vostra voce tra poco. Telefonata in diretta, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Tocca a lei. Dica. Sono Carlo Enrico Damiana. Com'è che si chiama? Carlo Enrico. Carlo Enrico, forza. È un nobile. Nobile, doppio nome, dica. Mi interessa la trasmissione. Bene, dica. Volevo solo dire queste cose. Sì. Noi viviamo in un piccolo paese, Meana. I genitori ci hanno insegnato già da piccoli, che c'erano poche macchine, di dare la precedenza alle macchine. Sì, anche perché... Io adesso devo girare con la macchina, vedo pedoni che passano in mezzo alla strada, che attraversano sulle strisce pedonali con passo, diciamo così, a rilento. Sì. Tutto questo mi dà un fastidio enorme. Cioè lei vorrebbe questo tutti che corrono come dei matti. Sì. Per le persone. Voglio solo dire questo, grazie. Grazie a lei. Va bene. Ma tutto... Non sono d'accordo su nulla, mi dispiace. Pronto? Perdonami, rispondo anche a questa telefonata. Pronto? Pronto. Chi parla? Sono Fernando. Fernando, come va? Dica. Ho parlato un quarto d'ora. Perché ha parlato sull'altro telespettatore, Fernando, non se la prenda con me, io sto qua seduto, dica. Dai. Non sono abituato a telefonare a voi. Forza. Allora, in via Natale Battaglia
Ho preso una multa perché ho messo un grato sosta scaduto da un quarto d'ora e mi hanno messo una multa. Benissimo. Ok? In via Natale Battaglia, che non si può andare a 180 all'ora perché è lunga 100 metri, vanno normalmente o poco più, però io sono stato lì forse una mezz'oretta, sono passati più di una decina di macchine che telefonavano. Certo. Ubriaco se ne hanno fermata una. Allora è troppo semplice dare la multa a uno che è fermo. Certo, e dice se sforzo deve essere lo facciamolo per quelli grazie. Però vede, tutto quello che il nostro pubblico, e ringrazio che sia così tanto all'ascolto, nasce proprio dall'educazione. Se, e questa è la battaglia che noi porteremo avanti, se si va nelle scuole e si insegna ai ragazzi il comportamento, mio figlio quando io sono un grande fumatore, ma getto la cicca, come si dice cialentano, per terra, mio figlio Alex mi dice: papà, ma sporchi per terra. No, certo. Non lo fare. Certo. E cioè tutto sta nell'educazione scolastica, tutto sta come si educano i nostri ragazzi. Poi volevo dire un'altra cosa che è importantissimo per coloro che sono all'ascolto e che purtroppo, spero di no, ma che se hanno purtroppo questo danno in casa devono risolvere. Una cosa che io non riesco a digerire è il cosiddetto patteggiamento. Lei va da un avvocato. È una grossa assicurazione, io lo posso dire, forse l'avvocato Bellanca non lo può dire perché essendo un legale non può mettersi in concorrenza, ma è mai possibile che ci sono degli avvocati che spingono i propri clienti a dire: senta, suo figlio, suo marito ha subito un danno che economicamente possiamo quantificare, non so, in 1 milione o in 800.000 euro, però se patteggia l'assicurazione le dà subito 450-500 mila euro, sì. Cioè, ma è assurdo. Perché mai in un momento come questo, come dice, ma io non riesco mai a seguirla bene perché parla troppo complicato per me, la dottoressa Barbarossa, è etico anche la somma economica, è giusto? Giustissimo. È uno dei pochi casi, noi diciamo come associazione, in cui i soldi hanno una funzione etica, soprattutto perché se mai ce l'hanno, soprattutto perché quando parliamo di incidenti stradali noi pensiamo sempre ovviamente ai morti, ma caspita, ci sono questi che noi abbiamo definito i sopravvissuti. Abbiamo fatto recentemente un convegno al CTO di Milano con l'associazione Paraplegici Lombardia, dove il denaro, voglio dire, veramente è etico, è importantissimo. Avvocato? Niente, come riprendendo le parole della nostra Presidente, innanzitutto salutiamo la PL che è una delle nostre amiche associate, certo, l'Associazione dei Paraplegici della Lombardia. Noi stiamo portando avanti tutta una serie di battaglie proprio finalizzate a fare in modo che anche i risarcimenti siano più immediati, diretti, veloci. Oggi come oggi le assicurazioni su cosa puntano? Puntano solo esclusivamente sull'allungare i tempi della giustizia sono ancora troppo lenti e spesso e volentieri costringono le famiglie ad accettare delle somme inadeguate. Perché ne hanno bisogno. Esatto. E hanno bisogno, certo. E per questo che noi ci stiamo battendo anche da questo punto di vista. La Presidente Pomodoro, che 2 anni fa intervenne in un nostro convegno sempre a Palazzo Marino, diede la sua parola perché nel Tribunale di Milano appunto i tempi tecnici della giustizia per gli incidenti stradali avrebbero dovuto essere dimezzati. Ci è vero. Aggiungo un elemento, allineandomi un po' con le telefonate che abbiamo ricevuto, e chiedo aiuto al comandante, più un'opinione che un tecnicismo. Però l'automobilista o comunque il cittadino di sorta ha la sensazione che quando arriva la multa, quando arriva la punizione che si quantifica in denaro o in punti della patente, venga nel modo più comodo. Abbiamo detto il parcheggio, abbiamo detto l'autovelox sulla strada a 50 corsie dove se vai a 100 all'ora invece che a 90 non è che ci risolve la vita, non ci salva la vita. Al contrario, invece, non si sentono tutelati per quanto riguarda la sicurezza. Cioè, perché io per andare in giro a Milano, se è sabato sera, devo andare in giro o con un blindato o se no me ne sto a casa, perché ho la paura che al semaforo giallo mi arrivi uno e mi tramvi via. Sì. Secondo me c'è anche un filo rosso, diciamo, che è un po' che ci stava anche con le precedenti telefonate, che erano tutte un po' anche a volte di critica, che va accettata, giusta anche nei confronti del lavoro dei vigili, della polizia locale, ma che riguardava anche le fasce, le utenze deboli.
lavoro, accetto le critiche che ci sono, nessuno e nessuna organizzazione, nessuna anche autorità può pensare di essere perfetta e quindi esente dalle critiche, è giusto che ci siano. È però un mestiere difficile. Il nostro non è così facile, è la cosa più facile da criticare, ma mi hanno fatto la multa, dovevano farlo in quell'altra maniera, eccetera. Io porto due figlie, una ormai è autonoma e va per i fatti suoi a scuola in moto, ma un'altra devo portarla alla mattina, quando ci riesco la porto io. E vedo che è vero, se i passaggi pedonali non fossero presidiati da uno che ha la pistola, che ha la mia stessa divisa, eccetera, eccetera, non ferma le macchine con la paletta, eccetera, eccetera, l'attraversamento dei bambini non solo non sarebbe sicuro, ma sono sicuro che entro la fine dell'anno un incidente ci sarebbe. Non solo, ormai è talmente forte questa cosa, il pericolo che dato da attraversare la strada, che deve esserci anche il nonno vigile, ormai c'è tutta una serie di modalità per cercare di aiutare la pattuglia, certo, che sennò non riesce nemmeno a garantire in un plesso scolastico di dimensioni medie, in cui ci sono magari 500 bambini che devono attraversare la strada, non riesce a garantirlo. Che però ci debba essere un agente di polizia che ha la pistola, che ha il potere di dare la multa, cioè che dobbiamo militarizzare i dintorni di un plesso scolastico per rendere la strada sicura, certo. Questo fa rendere, no, ecco, ci rende anche della cultura come esatto, aggiungo bravo. Però ancora da utente della strada io, ma come tutti, avrei molto più piacere a essere fermato il sabato sera da una pattuglia che mi dice: tu hai bevuto? Sì, no. Andavi forte? Sì, no. Vattene via perché non avevi niente, oppure sei in contravvenzione, certo. Che non tutta critica, quella serie di odiose misure critica, che quale? Sono l'autovelox, l'area 5, questo e quell'altro. Convinto, io sono assolutamente favorevole a questo, sono contro, però questa è un'idea mia, non può essere l'idea dell'amministrazione. È ovvio che le sanzioni fatte per i divieti di sosta sono molto più fastidiose e poco violazione del codice, e meno efficace per tutelare il codice. A meno che uno ha parcheggiato ugualmente, sullo stop, se no. Io sono anche contrario, questa è un'idea mia, però anche ad alcune modalità di applicazione dell'autovelox in cui si fa la sanzione a nastro, e in cui è ovvio che la gente percepisce ciò che c'è di sottofondo di verità, cioè che di fatto queste sanzioni non vengono effettuate veramente per fare diciamo attività di salvaguardia, ma una base c'è del fatto che debbano sistemare il bilancio di qualche amministrazione. Questo va detto, e va anche però diciamo va vista la differenza tra le varie amministrazioni che hanno il potere di poter fare quello che dice lei, cioè aumentare i controlli il sabato sera nei momenti in cui è più facile che, se andiamo a fare una sanzione, andiamo a fare il controllo, andiamo a disincentivare un comportamento grave, pericoloso, la guida in stato di ebbrezza, la guida sotto l'effetto di stupefacenti. Funziona molto di più che non... Poi sono, le dico, sono, qual, è, sono le dico qual è il piccolo, in pubblicità, il piccolo comune montano, dove uno di quegli autovelox ha fatto sì che a bordo strada ci sia l'elicottero della polizia locale. Glielo dico dopo. Bene. Pronto, chi c'è in linea? Evidentemente funziona. Pronto? Pronto, chi è? Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Caterina. Caterina, dica. Io abito a Limbiate, sì? Sono invalida e viaggio con le stampelle. Sì. Ci senta per telefono, Caterina, che la sentiamo bene, dai. Sì, e quindi... No. Ecco, sì, mi... abbassi la TV, dai. Di solito, ovviamente, quando esco fuori vado sui marciapiedi. Sì. E non c'è nessun marciapiede con scritto marcia bici. E io spesso e volentieri sono obbligata a dire a queste biciclette che sfrecciano, che qualche volta mi scaraventano anche in terra, a dirle: per cortesia, questo è un marciapiede, non un marciabici. E loro mi fanno una risata, oppure mi dicono: ma stia zitta lei, solo perché mi vedono, secondo me, con le stampelle, mi fanno questa osservazione. Ho avvertito i vigili e loro mi hanno detto: dipende dall'intelligenza dei limbiatesi. È chiaro. È chiaro, è lì che bisogna combattere, signora, con l'intelligenza, la sensibilità dei ragazzi. Io ho molta fiducia nei giovani, ma se vengono educati in modo tale che loro possano assimilare, anche con dei giochi, con del divertimento, parliamo dei più piccoli, nelle scuole, negli asili, all'educazione, nel comportamento stradale, sicuramente ricorderanno quando saranno grandi quello che hanno imparato da piccoli. D'accordo? Sono d'accordo. Perché qui non si potrebbe immaginare una sanzione. No, allora, innanzitutto sono d'accordo perché
su due cose. Uno, il percepire comune è che la punizione viene sempre data per piccolissimi reati che appunto non mettono in pericolo le persone, l'abbiamo parlato, o non mettono in sicurezza la strada, abbiamo parlato del gratta e vinci scaduto da 10 minuti, sì, e non intervengono invece sulle vere problematiche legate alla sicurezza e alla viabilità. Quindi questo è il sentire comune, e certo, quindi un correlato reale ci sarà, perché se le persone sentono questo, una parte di verità ci sarà e dobbiamo interrogarci come mai. Seconda cosa, il discorso delle biciclette, è verissimo quello che diceva Giodenti, anche prima l'avvocato Bellanca, è una questione di cultura e di educazione. Bisogna far interiorizzare le regole, cioè farle diventare parte integrante della nostra identità e della nostra personalità, non vivere le regole come una scocciatura alla quale, se io mi sottraggo, furbo, più intelligente e più bravo. Vero è, e aggiungo che in qualche anche nuova costruzione, a Milano stiamo parlando, e magari il cavalcavia tal dei tali piuttosto che il sottopasso tal dei tali, la pista ciclabile non è neanche progettata, cioè il cervello così educato non esiste neanche nella mente di chi è lì a tirar le righe e deve disegnarlo. Devo mandare la pubblicità, torniamo tra poco. Famiglia Cristiana, in edicola, nuovo numero, questa settimana sceglie di mettere in primo piano colui che politico non è, ma prende in giro i politici veri, e lo fa con dovizia. Cettola qualunque colpisce ancora, nuovo film di Albanese, mette alla berlina i vizi della politica, e fa molto ridere all'interno però le tante altre rubriche, come sempre, di Famiglia Cristiana. Si parla di casa, di salute, di vacanze, di quant'altro e di attualità. Lo trovate in edicola, Edizioni San Paolo. Pronto? Pronto? Tocca a lei. Sì, buondì. Dica, forza. Sì, io sono Massimo. Massimo. Mi muovo in automobile, sì, però utilizzo le stampelle per camminare. Ho delle protesi e sono impedito. I posti disabili, 90% sono occupati da non disabili. È vero. Furgoni soprattutto. È vero. O come si chiamano? Ha ragione. I SUV, ma non vengono mai visti. Raramente li vedo con su le multe. I ciclisti, soprattutto quelli dei cosiddetto bici sharing, quelli che lasciano sono i peggiori. Perché? Perché loro dimenticano di avere una patente e viaggiano come gli pare. Diceva giusto la signorina prima che salta giù dai marciapiedi. È vero. Verissimo. Io passo per Piazza Cadorna quasi tutti i giorni e le assicuro che è una follia. È vero, manca quel senso civico. È sì, ma hanno fatto in alcuni posti di Milano le piste ciclabili, al di là che ci vanno sopra di tutto, Verissimo. Trovi posteggiato dal furgone Bartolini. Mal utilizzata la pista ciclabile, oppure neanche utilizzata o neanche concepita, dicevamo, in fase di progettazione. Una volta in Inghilterra andai su un marciapiede e venni rimbrottato da una signora che ancora un po' mi tirava la borsetta. Aveva classico ragione. Della aveva ragione, inglese. Ero io classico, che sbagliavo. Volevo riprendere dei dati che ha dato il professor Corda durante la manifestazione appunto del 10 di novembre a Palazzo Marino. Il professor Corda è titolare della cattedra di appunto al Politecnico di Milano, che è nostro socio e carissimo amico. Il 54% degli incidenti avviene per il mancato rispetto delle regole della precedenza o semaforiche, guida distratto, andamento indeciso, velocità troppo elevata, inosservanza delle distanze di sicurezza. Dunque vuol dire che quasi il 54% è per inosservanza delle regole, è qui che dobbiamo intervenire, come diciamo sempre, attraverso quali strumenti? Aumentando necessariamente quelli che sono gli strumenti a favore delle forze dell'ordine. Maggiori sono gli strumenti, maggiori saranno i controlli e conseguentemente diminuiscono gli incidenti stradali, perché il 54% sono dovuti da distrazioni e mancato rispetto delle regole. Tutti, compresi i ciclisti, devono rispettare le regole. E quindi le luci sulle biciclette, quindi rispettare anche i sensi unici. Certo, la bicicletta è un mezzo di trasporto. Io so, anche io vado in bicicletta, la bicicletta è un mezzo di trasporto.
porto. Mm. Perché questo atteggiamento di voler andare sui marciapiedi, di andare in contromano? Ma perché? Iniziamo a domandarci. Per quanto, non sono io dovevo dire, però, come dire, uno con la bicicletta e va in contromano può fare un danno limitato, uno con l'autovettura fa tutt'altro danno. Sì, in effetti il ciclista si sente protetto dal fatto che è su una bicicletta e non crede che la bicicletta possa essere un danno per altre persone, a meno che sfortunatamente non incontri la signora con le stampelle. Però può essere un danno per lui. Esatto, ma può essere, ma bravissimo, ma può essere un danno per lui, ecco perché... Poi va anche detto che molti adesso, ad esempio, spettatori hanno parlato della bicicletta sul marciapiede. Va anche tenuto presente che molte amministrazioni ormai mettono un segnale, cioè hanno un pochino legalizzato questa cosa. Bisogna stare attenti perché il pedone deve guardare se c'è un cartello che è rotondo, azzurro, che ha la bicicletta e il pedone, vuol dire che è obbligo per le biciclette di non andare in strada ma di andare sul marciapiede. Comandante! Adesso in Brianza si usa moltissimo, si usa moltissimo anche a Milano. Certo. Cioè mettono il fatto, l'obbligo. Posso aggiungere per incapacità delle amministrazioni di fare una pista ciclabile come si deve, allora si trova l'arcano e dice no, vero, ma in realtà è lecito, comoda anche, la vita. Come si dice, c'è anche uno studio che è stato ormai fatto che la pista ciclabile in Italia non funziona se non è difesa. Vero. Parlavamo prima di scienza del traffico. Funziona, no? Quella solo dipinta per terra non viene capita dall'utente automobilista, perché lo considera un parcheggio, il motociclista ci spassa dentro, eccetera. Quindi si è verificata si questa fermano cosa. Fermano le auto e via. Non basta una striscia per terra e scriverci, metterci la bicicletta per fare una pista ciclabile. Purtroppo deve essere difesa in Italia perché i comportamenti sono questi. Allora si è deciso in molti ambiti di far diventare il marciapiede ad uso comune anche di una cosa che è un veicolo, diceva prima giustamente la dottoressa Barbarossa. Allora un veicolo va... È un obbligo, diciamo, per il ciclista, deve rispettare tutte le norme. Quindi se attraversa l'attraversamento pedonale lo deve fare scendendo dalla bicicletta, non deve, starci montato. Verissimo. Ugualmente però va anche rispettato. Verissimo. Rispondo al telefono. Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Tocca a lei. Buongiorno. Dica, buongiorno. Sono Salvatore, richiamo da Sesto. Io vi sto ascoltando ora, spero di non scoprire l'acqua calda. Ma stiamo parlando dei problemi e nessuna soluzione. Ecco, ad esempio, il comandante dei vigili urbani è stato onesto nel dire che tante volte alcune multe vengono messe perché si deve sanare su un bilancio. Io aggiungo che alcune leggi vengono fatte sull'emozione del momento di un fatto accaduto, però la cosa strana è che si basano solo sulla pena pecuniaria, perché se un ubriaco ammazza una persona deve sapere prima di essere ubriaco e di mettersi in macchina che andrà in galera. Bravo, bravo. Non è omicidio colposo, che se io so che ubriaco mi metto in macchina e ammazzo uno, non ho attenuanti nessuna. Ma anche se non l'ammazzo, nel senso, lei ha ragione, arriva all'ultima cosa, ma come diceva il comandante, in altri posti ti arrestano in quanto ubriaco, non ti arrestano perché hai ammazzato qualcuno, cioè perché sei potenzialmente un pericolo, sei una pistola carica. Ha detto una cosa saggia, esemplare, perché anch'io, ripeto, posso bere, ma non mi metto alla guida, rimango a casa mia o mi faccio accompagnare a casa, già lo fa dall'avvocato Blanca. Perché? Perché è giusto che sia così. Per quale diritto io ho di mettermi alla guida o sotto l'effetto degli stupefacenti o ubriaco, che mi si appanna tutto e sfortunatamente vedo passare un ragazzo e lo investo? Pronto? Per quale motivo deve esistere? Pronto? Chi parla? Sì. Pronto, sono Marcello. Marcello, dica. Senti, io stavo vedendo il vostro programma. Dice i pericoli sono per pedoni e ciclisti. Sì. Ma mi sa che i pericoli sono anche per gli automobilisti. Beh, certo. Perché il maggior numero per pedoni e ciclisti. Il maggior numero per pedoni e ciclisti. I 2/3 delle vittime della strada sono pedoni e ciclisti. Poi gli altri. Sì, sì, è vero. Però molte volte sono anche loro che provocano gli incidenti. È vero. Perché ci sono tanti pedoni che quando scendono ad esempio dagli autobus che cosa? Passano davanti all'autobus, l'automobilista non lo vede e rischia appunto di andargli addosso. Vero, sono tanti pedoni che praticamente non sanno neanche cosa sia le strisce pedonali. Mm-mm. E quindi attraversano dove vogliono, come vogliono. Certo.
Vero, quindi, vero. Io non è quello che capita nei serpentoni, sono dove d'accordo. A Milano passa la 90-91, che il pedone scende credendo di passa essere... passa davanti e arriva quello esatto, dietro. Esatto, credendo di essere in sicurezza perché è una, certo. Una strada per taxi, auto, passa velocemente e dall'altra parte arriva. Vero, è vero è anche che il maggior numero di incidenti mortali o drammi insomma importanti riguardano giovani, sabato sera, domenica sera, chiaro, di notte, nelle città con il semaforo giallo, cioè quello stiamo parlando. Poi il resto va tutto bene, educazione stradale va bene tutto. Devo mandare la pubblicità tra poco. Pochissimi minuti, ma ci domandiamo chi sono i pirati della strada. Proviamo a fare un identikit, poi va tutto bene, chi parcheggia malamente, il ciclista, quello distratto, quello che va a scuola. Ma i fatti di cronaca che ci fanno indignare riguardano quell'ubriaco, quello che è drogato, quello che è notte andava a 100 all'ora, quello che magari ha fatto chissà quale furtarello e sta scappando. C'è un identikit? Avete provato a capire com'è la situazione in questo senso per risolverlo? Ma diciamo che c'è una proposta di studio per creare un identikit insieme proprio, come diceva il comandante, anche con la polizia scientifica. Ci sono degli accenni, no, di un tentativo di creare degli identikit. Il pirata della strada a volte è un pirata della strada per paura sostanzialmente, perché magari pensa che se viene fermato e non ha l'assicurazione chissà che cosa va incontro, in questo modo, senza rendersene conto, è una risposta irrazionale, emotiva, danno, peggiora la situazione. Certo. Il pirata della strada è anche quello che appunto è alla guida ubriaco, è alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e quindi scappa per questo motivo. Il pirata della strada è quello, come ha detto giustamente lei, che indigna, no? Perché oltre a creare il danno fugge e non se ne prende la responsabilità. Certo. C'è in Italia non solo una mancanza di interiorizzazione delle regole, per cui, come dice la psicanalisi, quando tu la regola non ce l'hai dentro, la devi trovare fuori, perché sennò non si va da nessuna parte. Ma c'è anche proprio, come dire, una popolazione che ha paura. Ecco, no? È vero. Sì. C'è questo senso di paura. 30 volevo dare avvocato. Semplicemente due dati che vengono dal NIS. Uno, dall'inizio dell'anno a Milano sono avvenuti incidenti stradali che vedono coinvolti operativi per la strada per 897 incidenti che hanno visto pirati della strada. Questo è stato dato... è un dato fornito dal NIS, della Polizia appunto Scientifica di Milano. Ultimo dato, il 30% degli incidenti stradali è appunto è il 30% delle macchine in circolazione privo di copertura assicurativa. Questo ci deve fare riflettere pesantemente. Per cui scappano, no? Signori, abbiamo purtroppo finito il tempo, ma io volevo le ringraziare, ringraziare bravi, no, grazie, sì, giusto, il comandante Zanardo, che ogni volta che lo convochiamo per queste trasmissioni insieme anche ai suoi colleghi milanesi sono sempre presenti. Che è una bella... Poi, brevemente, in 10 secondi, cellulare alla mano, 02 891 23 100. Non siete soli. Ivis è il sito internet, associazione Ivis, questo qua, bravo Mimo che me lo fai vedere, e vi suggerisco anche di restare con noi, non c'entra con la puntata ma è un bel appuntamento, questa sera dalle 17.55, ed è la ragione per cui chiudiamo un po' in anticipo, cioè adesso, il discorso alla città dalla Basilica di Sant'Ambrogio del Cardinale Scola, la trasmetteremo noi in diretta, Telenova, quindi una bella cosa, Telenova, fino alle 19.36, restate con noi su Telenova, quindi dalle 17.55, collegatevi. Io ringrazio e saluto caramente Gio Denti, la dottoressa Barbarossa, Bellanca e Zanardo, grazie signori di essere rimasti qui con noi, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo lunedì, ore 13, buona giornata. Questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.